Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, ben ritrovati sul mio canale, qua il vostro negozio che vi sta parlando, come state? Spero a bomba, tutto bene, come sempre. Allora, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, che ormai mi avete chiesto in tanti di portare qualche video di questo gioco, dato che alcuni di voi mi hanno visto giocare a Red Dead Redemption 2, ho messo le storie di Instagram e mi ha detto, Omega, perché non porti dei video? Ragazzi, ho trovato dei video interessanti sul web, ho girato un po' e questo è il primo video che sembra aver attirato la mia attenzione, tant'è che ho fatto dei video simili molto tempo fa su GTA. Per cui vedremo degli easter egg veramente fighissimi. Come il mio primo video di Red Dead Redemption 2, vi chiedo un bellissimo mi piace, un commentone se ovviamente il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se volete altri video simili a questi di Red Dead Redemption 2, dove ci sono easter egg, segreti e altre cose che arriveranno molto molto presto. Direi che possiamo partire con queste strade, con questa cosa. Io credo che voi tutti conoscete Red Dead Redemption 2, per chi non lo conosce forse è il gioco che Rockstar ci ha messo più cura in questi anni a farlo, forse anche più di GTA 5 da come dicono le persone. Nonostante ciò il gioco è stato curato, è stato reso veramente bello, ci sono easter egg e segreti nascosti che in pochi utenti conoscono e forse molti di voi sanno queste cose perché magari le hanno viste da un video americano. Infatti vi lascio in descrizione, ragazzi, il link da cui ho preso queste informazioni per correttezza. Primo easter egg che dovete conoscere è in questa posizione qui della mappa, guardate bene, si trova esattamente su Window Rock. Vabbè, io ce l'ho zoomata, però se andate a vedere, ragazzi, esattamente qui in questo punto sulla O di Window Rock. Andando in questo punto, ragazzi, vedete, è molto spazioso, cioè è sotto una roccia gigantesca, insomma lo trovate molto facilmente. Sembrano esserci raffigurate delle persone, tipo un disegno aztego, qualcosa del genere. Noi faremo triangolo e il nostro Arthur andrà a esaminare queste specie di statue strane che ci sono scritte e ci farà un piccolo schizzo. Cosa non finisce qui, perché dopo aver visto questa cosa qui dobbiamo andare in un altro posto, perché non è finita qui. Quindi prendete il cavallo e usciamo da qui. Sarà un po' difficile perché è tutto roccioso, ve lo dico. Ci dobbiamo recare con il nostro Arthur Morgan in questo punto di mappa, quindi non molto lontano da dove stavamo prima. Vedete, esattamente sotto la I, in questo preciso punto. Vabbè ragazzi, voi vi potete mettere il segnalino come volete, ve lo trovate, insomma il punto di mappa è questo. Entra piano piano, infatti Arthur sta andando anche piano. Ecco, vedete, qui ci sta un buco, attenzione, oh mio Dio, eccezionale. Ecco, vedete, in questo buco, ragazzi, ci sembra essere qualcosa di misterioso. Questo, diciamo, è il primo easter egg. Ecco, allora, qui ci sono lo schizzo e le statue che, appunto, ci siamo annotati precedentemente. E qui possiamo fare esamina, esamina, premi, premi. Poi direte, a questo punto, Omega, che succede? Dovete premere i tasti nell'ordine che vi faccio vedere. Quindi, premete prima la statua che vedete appena all'entrata, ne saltate una, andate a questa statua qui, premete di nuovo triangolo, esaminate la seconda statua. Dopo che succede, ne saltate un'altra ancora, andate alla statua di mezzo, questa qua premete di nuovo triangolo, vedete il bottone rientrerà anche qua. Ed infine, raga, l'ultima statua che è di fronte alla statua centrale, troppe statue in questa frase, premete di nuovo triangolo qui, ragazzi, sentirete una specie di rumore che vi sbloccherà, appunto, tada! Guardate qui che cacchio ci abbiamo. Sembra che metta la prima persona. Ci abbiamo dei lingotti d'oro che possiamo prendere e questi qua li possiamo vendere per un costo di $1,500, che è veramente tanto, anzi tantissimo direi. Fatto questo, ragazzi, possiamo uscire. Abbiamo finito. Questo era il primo e vi fate $1,500 easy. Altro easter egg molto importante, che ormai sa che la Rockstar fa sempre riferimenti agli alieni, è esattamente in questo punto di mappa. Guardate dove ci troviamo. Ci troviamo qui e troveremo una casa mezza diroccata, spaccata, rotta, disabitata. E quello che ci troveremo dentro è un po' inquietante, sinceramente. Ci sono dei cadaveri di persone che sono mal ridotti. Cioè veramente sono mal ridotti. Sembra come se qualcuno sia venuto qui e abbia fatto strage, qualcosa del genere. E qui addirittura c'è un teschio, cioè veramente è una cosa molto lugubre e inquietante, ragazzi. Vedete una lettera dove c'è scritto, avvicino alla visuale, vabbè, ci sono scritte così in inglese, dove sono stati, hanno avuto visite dagli alieni, una cosa del genere. Non ve lo sto a tradurre tutte, però il succo è questo. Quindi noi che facciamo? Mettiamo via questa lettera, usciamo dalla casa, ragazzi, e ci rientriamo esattamente alle 2 di notte, quando tra un po' farà buio. Una volta aspettate le 2, aspettiamo giusto qualche secondo, dato che il tempo su Red Dead è molto bello, stile GTA.
Entriamo in casa, quindi ora ci apprestiamo a entrare in casa e farò vedere che tutto quello che vi ho detto, ragazzi, in realtà tra un po' comparirà una specie di navicella sghere dove ci saranno degli alieni. Mi raccomando, fate molta attenzione perché non dovete assolutamente entrare di fretta. Ecco, guardate, come potete vedere possiamo notare una luce blu, cioè scusate, verde, che viene sopra di noi ed è riconoscibile, ragazzi, guardate. Ha la forma di un UFO, come quelli di GTA, uguali identici. Insomma, chi ci ha giocato sa di quello che di cui sto parlando. Vedete, dovete fare piccoli movimenti, che sennò la navicella va via e se ne scappa. Esattamente così. Cioè, voi se fate movimenti bruschi, vedete, io adesso provo a uscire perché comunque il fenomeno ve l'ho fatto vedere, ragazzi. Guardate un po', la navicella scompare, se ne va. Guardate, se ne sta andando via. Guardate, è un UFO a tutti gli effetti, è sparito. È sparisciuto! Crea un certo hype così come lo creava su GTA. Quindi basta venire qui alle 2 di notte, ragazzi, in questo punto di mappa che ho fatto vedere prima, per trovare gli alieni. Dopo aver visto gli alieni, passiamo da un mito all'altro, attenzione, perché la prossima cosa che vedremo si tratta appunto di vichinghi, leggendari guerrieri che sembravano essere invincibili, guerrieri nordici, insomma, sapete chi sono i vichinghi. Un sito, un cimitero, come volete lo chiamate, che ovviamente il nostro Arthur Morgan si andrà a annotare, come al solito, in tutte le cose che fa. Si annota sul suo diario una bellissima ascia nordica che vediamo, troviamo esattamente qui di fronte a noi, che è poggiata su tre teschi, sia un elmetto che usavano i vichinghi, un po' come quelli che, insomma, mo ve lo faccio vedere. Intanto ci prendiamo l'ascia, che è una figata pazzesca, sempre a tema vichingo, infatti si chiama accetta vichinga, la vedete, ce l'abbiamo in mano, molto bella, la possiamo lanciare, poi la possiamo riprendere, insomma. Ci saranno tre teschi dove possiamo, ecco qui, prendere un bellissimo elmo a tema vichingo, ragazzi. Lo riconoscete dal fatto che ci sono tre teschi, due poggiati a sinistra e uno a destra. Prendendo l'elmo, ragazzi, ce lo possiamo mettere in testa e si chiamerà elmo vichingo. Questo è il mio primo elmo speciale che trovo, infatti dice il cappello è stato aggiunto al tuo guardaroba e può essere conservato. Bene, ragazzi, l'altro easter egg molto curioso e importante, che forse alcuni di voi sanno perché penso sia quello più famoso, è questo qui. Allora, prima di tutto vi faccio vedere la zona di mappa. Andate a nord, 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 sopra la N, in questo punto qui, vedete? Facilissimo da trovare. Intanto il mio cavallo si è perso. Vedete, c'è questo piccolo rettangolo. Andrete lì, ci sia la casa delle streghe. Infatti, come vedete, oh ciao cavallo. Infatti, come vedete, ragazzi, è un bosco fitto e una casa prettamente fatta di alberi e teschi e ossa, insomma, un vero schifo, no? Allora, voi ci potete venire, potete ispezionare un po' tutto, quindi potete prendere e depredare tutto il resto. E se prendiamo questo calderone, succederà qualcosa di veramente, veramente di brutto. Calderone delle streghe, liquido misterioso, succederà una brutta cosa al nostro amico. Guardate un po', se noi beviamo questa specie di pozione che le streghe hanno preparato per tenere lontano i curiosi, guardate un po' cosa succede. Cioè, io non ci credo, ragazzi, non è successo niente, penso sia successo qualcosa di brutto. Oddio, è caduto! Cosa? Svenuto. Ok, ragazzi, non me lo immaginavo. Siamo un poco più lontani rispetto a dov'è la casa stregata. Infatti, vedete, ci siamo allontanati, cioè siamo morti, siamo svenuti prima che qualcuno ci abbia cacciato via. E la cosa bella, sapete qual è? Che non potete berlo più. Cioè, bene, ragazzi, direi che queste streghe forse è stato uno dei più belli, e molti di voi forse già lo conoscevano, però è stato bello comunque, perché magari molti di voi, come ho detto, l'hanno visto in inglese oppure non li sanno, vogliono sapere le mie spiegazioni in italiano, per cui. Allora, ragazzi, prestate molta attenzione dove ci troviamo, perché questo secondo me è l'easter egg più creativo di Red Dead Redemption 2. Ci sono tre posti in cui visite, cioè tre posti da visitare, di cui il primo si trova qui e gli altri vi li farò vedere successivamente man mano che progrediamo col video. Allora, questo easter egg parla di un assassino, ragazzi, che ha squartato letteralmente tre persone e Arthur ha appunto il compito di andare a cacciare l'assassino, portarlo allo sceriffo e lo sceriffo ci darà un'ingente somma di denaro. Come potete vedere, in questo punto possiamo già notare una vera e propria schifezza, una vera e propria trucidità, amarità, come volete la chiamate, di uno che è senza testa, letteralmente, cioè le sue viscere che fanno letteralmente schifo. E qui c'è un bra... Ah no, qui c'è... questa è una gamba. Attenzione, questa è una gamba. E se guardate lì c'è scritto "Look on my works", cioè dai un'occhiata al mio lavoro, tradotto in inglese. E qui, diciamo, ci viene diciamo spiegato l'altro punto dove c'è l'altro morto. Questo è un serial killer, ragazzi, che vuole farsi notare.
E ragazzi, lo andremo a prendere. L'altro cadavere mutilato, spaccato, spappolato, lo possiamo trovare a sud della Walla Station, esattamente in questo punto di mappa che vedete qui. Se giriamo, c'è un'altra scritta, che scritto do you see, ovvero hai visto, e qui ci sta un'altra persona legata di braccia, senza gambe e senza testa. Uno spettacolo veramente orrendo. Cioè, faccio vedere in prima persona, non so se vi fa schifo, a me fa un po' schifo. Rockstar da apprezzare gli easter egg che li ha sempre fatti alla grande. Una testa come il primo cadavere che abbiamo trovato recentemente, che ci darà l'indizio per il terzo cadavere. E vediamo anche qua la mappa, ragazzi, e ci danno degli indizi. Adesso vi porterò direttamente al terzo cadavere. Sì, lo so, è bello lontano. Vedete, questa è la mappa principale. Voi dovete arrivare fino a qua. Bene, una volta arrivati in questo punto, esattamente sulla S di Meadows, che cosa farete? Verrete qui, troverete un albero gigante, poi troverete la X ovviamente, che è contrassegnata da un cadavere, e qui troveremo l'ultimo corpo, sempre mozzato di gambe e di testa. La testa la potete trovare esattamente qui dietro, sotto il suo cadavere, facendo ispezione. Vedendo l'ultimo messaggio, ragazzi, riusciremo a trovare la sua casa, dove lo affronteremo esattamente sotto Valentine. Voi direte, com'è possibile? Un assassino, un serial killer che abita vicino a Valentine? Sì ragazzi, il problema è che la sua casa non esiste. Cioè, perché mi ha portato qui la mappa? Forse dovrò entrare qui sotto per scoprirlo. Oh, ma ce la fa a prendere una lanterna? Porca miseria. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, come vedete, questo sembra proprio essere il covo di un serial killer pazzo, dato che ci sono braccia, arti ovunque. Oh mio Dio, che schifo! Teste squartate, gente nuda, madonna mia! Ah, dici di esaminare il coltello. Quale coltello? Ce ne stanno 3000. Madonna mia ragazzi, fa proprio impressione. Oddio! Oh! Cosa? Questa cosa non mi piace. Siamo stati presi alle spalle. Siamo stati presi alle spalle, bene. Ora ci, eccoci, non è che ci vuole tanto da capire. Vai, lancia la testa! Oddio! Ok ragazzi, a questo punto penso che lo dobbiamo schiattare di botte. Schiattalo, Arthur! Schiattalo! Dagliene! Dagliene! Lega lo sconosciuto, è certo che lo lego. Minchia, raga, gli abbiamo tirato 3 DC Sparta, li abbiamo fatto, l'abbiamo staccato di botte, l'abbiamo spaccato. Ok, consegna lo sconosciuto allo sceriffo, esattamente ragazzi come avevo predetto. Do salame, buttala a terra, sto infame. Quanto, oddio, ha aggredito. Ok, forse è ora di ammazzarlo, perché ecco, infatti, Arthur, bravo. Bam! Oddio, no! No, l'ho sparato sopra così, ecco, forse, beh, meglio se te lo levi. Scusa fratello, prendi la ricompensa. Vediamo quanti soldi ci ha dato, raga, questo easter egg. 20, bellissimo, grazie. Continuando, questa è semplicemente una cosa veloce e rapida che potete trovare senza problemi. In questo punto di mappa, guardate esattamente dove siamo, potete trovare una delle maschere, o copricapo come te lo chiamate, più raro del gioco. Perché secondo alcuni la maschera del maiale è quella più rara da trovare e rara da avere. Maschera del maiale, ragazzi, esatto, è un maiale scuoiato che potete mettere addosso in questo punto qui. Quindi poi vedete, facciamo quadrato, ovviamente l'elmetto ci verrà sostituito in parte, e ci metteremo la maschera del maiale. Già ragazzi, niente, semplice, veloce, perché a quanto sembra questo è un mattatoio. La potete trovare in quel punto lì. Troveremo qui, non lontano sempre da dove ci siamo appena recati, una casa diroccata, abbandonata, dove non è possibile entrare da nessuna parte, se non che entrando dal secondo piano, ovvero da questa finestra che vedete che sembra stata accidentalmente rimasta aperta da qualcuno, chi lo sa. Qui dentro, ragazzi, questa viene chiamata comunemente la casa dei mutanti, la casa del mutante per il suo contenuto. Infatti, come potete vedere, dentro c'è veramente una specie di mutante, cioè come volete chiamare. Guardate, cioè è una specie di fusione tra non so quanti animali. Dovrebbe essere sorretto non sa che cosa. Il problema è chi è il pazzo che si mette a fare una cosa del genere. Come al solito ragazzi, Rockstar non è da meno gli easter egg, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Una cosa, qui è dove faremo, cioè il nostro easter egg di adesso, che è sopra la Roanoke Valley, ecco qui sopra. Mentre per quanto riguarda l'easter egg, quindi la casa, quella casa lì dove c'era quella specie di mostro mutante lì,
La potete trovare in questo punto. Questa sarebbe la casa del mutante, da dove potete salire. Questa casa, ragazzi, sembrerebbe essere caduto un meteorite. Non si sa il perché e il per come. Cioè, questi qua stavano facendo i cavoli loro e a un certo punto prende, boom, e cade un meteorite. Infatti, ma che diavolo, è la prima reazione che il nostro Arthur ha. Questo easter egg lo conoscevano, forse lo conosceva già qualcuno di voi. E non so, ditemi se vi piace questa cosa, se volete rubare i morti, se è una cosa decente da fare, non lo so, non ho idea. Insomma, ragazzi, prendo il pezzo del meteorite che si trova proprio al centro del fumo, lo potete rivendere per un'ingente somma di denaro. E questa è un'altra curiosità, o easter egg segreto, come avete lo chiamate, presente su Red Dead Redemption 2, il quale, ragazzi, penso sia l'ultimo. Vuol dire che questi erano gli easter egg forse più importanti, ce ne sono altri, però questi erano quelli più importanti che ho voluto raggruppare in questo video di Red Dead Redemption 2. Spero vi siano piaciuti. Andateli a fare anche voi manualmente, prendete il joystick, andate, giocateli e vedeteli, perché un conto è vederli a video, un conto è anche giocare. Però bene, prima guardate il video e poi fate, mi raccomando. Quindi, se gli easter egg vi sono piaciuti, mi raccomando, un bellissimo pollice in su, commentate se vedete altri video di Red Dead Redemption 2 simili a questi o altri video, mi raccomando. Iscrivetevi al canale così non perdete assolutissimamente tutti i prossimi video. Mi sembra ovvio, ovissimo. Io vi ringrazio per essere stati anche quest'oggi con me, qui a Megozzo, grazie a tutti per la visione, raga, vi ricordo in descrizione Mali Ufficiali e il mio Instagram se mi volete seguire. Noi, ragazzi, ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!